Scusate un po' in ritardo, ma insomma, tanto non, spero di non essere lunghissimo. Allora, quello che io faccio oggi è quello che infatti chiamiamo un po' il filosofico, cioè giusto un momento per spiegarvi un pochino cos'è Linux, cos'è questo software libero, cos'è questo Linux Day, e per contestualizzare un attimo il motivo per cui oggi noi siamo qua e vi parliamo di queste cose. Per cui, diciamo, prima di iniziare, io vorrei raccontarvi una breve storia. Ecco, io avevo questa bellissima bicicletta una volta, però purtroppo è rotta perché c'ha la gomma a terra, e quando una bicicletta è rotta, uno quello che deve fare normalmente è mettere un tottino oppure cambiare la camera d'aria per sistemarla. E voglio dire, io ogni tanto ci ho anche provato a riparare le biciclette, però ho deciso che non ne vale la pena, cioè ci metto troppo. Se perdo di prendere gli strumenti, pagare il copertone, così perdo tutto un pomeriggio e la riparazione viene male. Per cui io in genere quello che faccio è vado da biciclettaio, oppure magari chiedo a un mio amico di aiutarmi, che ci mette un attimo, fa tutto quanto perché c'è un po' di manualità, che di manualità non ne ho. Però fatto sta che, voglio dire, se la camera d'aria è da aggiustare, un modo per aggiustarla lo si trova. E insomma, fatto sta che io avevo aggiustato la mia bicicletta, ma poi il giorno dopo arrivano a casa, mi bussano la mattina presto, mi suonano ed erano i carabinieri e mi dicono: ma lei per caso ha riparato la gomma della sua bici questi giorni? E dico: sì, era rotta. E loro mi iniziano a contarsi delle storie, perché a quanto pare non si può. Io, a quanto pare, all'inizio, quando avevo comprato la bicicletta, mi avevano fatto firmare un contratto con tante piccole clausoline, e a quanto pare non è legale riparare le biciclette. Io, se voglio riparare quella bicicletta, cioè sì, è legale, però quello che devo fare è telefonare alla società che l'ha costruita, a chi me l'ha venduta, prenotare un controllo tecnico, portare la bicicletta, chiedere che sia controllata e che sia riparata da loro. E chiaramente questa cosa richiede tempo e devo anche pagare, perché ci sono un sacco di professionisti che in tutta questa catena hanno dovuto lavorare. E, insomma, invece di prendere mezz'ora, chiedere a un mio amico di aiutarmi per comprare qualche spicciolo, comprare con qualche spicciolo il toppino al mastice, è venuto fuori che io devo aspettare tanti giorni, pagare un sacco di soldi e ho tutti questi inconvenienti. In effetti ho poi scoperto che avevano messo nella mia bicicletta un piccolo microchip che serviva apposta a fare questo controllo. Cioè, ogni volta che io partivo con la mia bicicletta, c'era questo chip che controllava che gomme c'ho sopra, che catena ci ho messo sopra, che cambi ci ho messo sopra, tutto quanto. E faceva, insomma, controllava che non facessi quelle cose che nel contratto c'era scritto che non potevo fare. Non potevo ripararla, non potevo fare dei cambiamenti, perché magari mi aveva messo il campanello, io volevo la trombetta, ma non avrei potuto metterla, perché altrimenti quando partivo il chip si sarebbe accorto che c'era la trombetta invece del campanello e avrebbe avvertito la società produttrice della bicicletta. E praticamente non potevo neanche prestarla a qualcun altro. Se io volevo prestarla a qualcun altro, di nuovo c'era un riconoscitore di chiappe nel microchip e mi avrebbero immediatamente scoperto che io stavo facendo un utilizzo illegale per la bicicletta. Domanda: qualcuno di voi comprerebbe una bicicletta a queste condizioni? Non credo. In effetti è ovvio che io quella bicicletta non l'ho mai avuta. La mia bicicletta è un'altra, e per fortuna ogni volta che la voglio riparare lo posso fare, se voglio prestare a qualcuno lo posso fare, e siccome invece la cosa vera è che io non so ripararla da solo, se voglio farla riparare la posso portare a far riparare, ma la posso portare a far riparare da chi voglio io, non da chi mi dice
la bottecchia. Bene, però quello che forse a questo punto avete capito di cosa parlavo, la cosa interessante è che ogni volta che uno accende un computer lo utilizza, e utilizza Windows, si trova proprio in questa situazione, mutatis mutandis. Non solo Windows, anche Mac OS X, iOS, o in effetti anche tanti altri programmi, Office, Skype, AutoCAD e tantissimi altri. Questi software sono fatti in questo modo, questi programmi sono fatti in questo modo. Lo puoi utilizzare soltanto tu che hai comprato la licenza, non lo puoi prestare a qualcun altro, non puoi ripararlo, non sia mai, figurati, potrebbe correre il rischio di funzionare bene. Non puoi farci essenzialmente nulla se non utilizzarlo, e anche utilizzarlo bisogna vedere. Noi oggi invece cerchiamo di parlarvi di qualcos'altro. Cerchiamo di parlarvi di software libero. Questo è sicuramente un termine che avete già sentito, anche se magari questo è il primo Linux Day a cui partecipate. Ma non solo di software libero. Ho voluto mettere in questa schermata un po' colorata tante icone del software libero. Vedete il pinguino, che sicuramente già conoscete, quello di Linux, ma insomma tutte le iconcine che vengono qua sono vari sono gli stemmi di vari progetti che invece cercano di lavorare in un altro modo, perché cercano di lavorare mettendo prima di tutto come scopo del loro lavoro un prodotto finale che sia utilizzabile, fatto, che sia comodo per gli utenti, e in particolare che non si fermi senza nessun buon motivo, quindi che non si arrabbi se semplicemente io ne faccio una copia per passarlo a un mio amico che ne ha bisogno, che non prenda in maniera particolarmente che non se la prenda se io in qualche cosina vorrei modificarlo, non è proprio ideale come lo vorrei, magari sono in grado di farlo, oppure se non sono in grado di farlo sono in grado di chiedere a qualcun altro che me lo faccia. Questo programma non si offende se viene migliorato, eccetera. Insomma, tutto il contrario di quello che ho descritto nella buffa bicicletta di cui parlavo all'inizio. Il punto di partenza nostro è che la conoscenza, il sapere, si sviluppa tanto più quanto più viene scambiato liberamente, quanto più viene condiviso tra tante persone e quanto più si permette a ciascuna di queste persone di esprimere la loro personale attitudine, la loro personale curiosità per migliorare, per elaborare questo sapere e farlo progredire. In particolare, quando parliamo di programmi, quando parliamo di software, potrei dire quando parliamo di algoritmi, parliamo di sapere, cioè parliamo di qualcosa di simile a una ricetta da cucina, un po' più complicata, se volete, un po' più lunga, un po' più formalizzata, ma in pratica quello. Quando io chiedo al mio programma di aprire un lettore PDF per visualizzare delle slide, come in questo caso, e di farlo, quello che fa sostanzialmente il mio programma, il mio computer, è prendere una lista di istruzioni ed eseguirle. Queste istruzioni sono scritte in un linguaggio apposito, con tutte delle regole particolari e non particolarmente e non molto semplici, ma provenienti, da un qualche programmatore, una qualche persona che si è messo lì, ci ha pensato e ha trovato il modo, sperabilmente il più efficiente possibile, di fare queste operazioni. E quindi a partire, dalla descrizione del file PDF che contiene le mie slide, diventa in grado di calcolare esattamente di che colore deve essere ogni punto del monitor in maniera da visualizzare questa scritta o le icone di prima. Quindi nel momento che appunto possiamo pensare che il software sia conoscenza e che la conoscenza migliori soprattutto quando viene scambiata, allora per questo ci sembra interessante, ci piace che il software sia libero, cioè liberamente condivisibile e liberamente migliorabile. E proprio per questo motivo, proprio perché oggi vorremmo parlare di conoscenze libere,
che abbiamo organizzato questo Linux Day. Abbiamo organizzato e come Gulp lo facciamo da 10 anni, quest'anno con dei partner in più, diciamo, con la collaborazione del forum degli allievi della scuola normale e l'anno scorso di Radio Cicletta. Vorremmo che questo fosse prima di tutto uno spazio dove condividere conoscenze. Abbiamo quindi invitato un po' di persone, qualche professionista, qualcuno che lavora in università, persone di varia storia che per vari motivi si sono interessati a questioni di software libero, a questioni di risolvere problemi condividendo con tutti la nuova conoscenza che si ottiene da questa risoluzione di problemi. E abbiamo chiesto a loro di parlare di un po' di cose, quindi sono venute fuori le due tracce che sono oggi in normale e l'altra che contemporaneamente è in limonata. Quindi io l'unica cosa che vorrei fare ora è fare un po' un'introduzione da 40.000 piedi di altezza di cosa, un po' di come dire, provocazioni a cui ci riferiamo quando parliamo di software libero, ma come dicevo prima non solo, vogliamo anche introdurre altri argomenti, altri tipi di libertà nel nostro Linux Day. Partiamo però dal software libero perché in qualche modo è stato il movimento ispiratore di tutto questo processo di creazione, di individuazione di libertà digitali che oggi, al quale oggi assistiamo. Quindi appunto il software libero, come dicevo prima, sono programmi che non hanno restrizioni in merito all'uso e che uno ne può fare e al modo in cui uno può intervenire su questo programma per migliorarlo. Quando pensiamo a software libero possono esserci tanti diversi modelli di ecosistema a cui pensiamo. Software libero è una parola, è un cappello estremamente ampio che raccoglie tante diverse esperienze. Però diciamo una, se volete, particolarmente esemplare è quella di un progetto comune alla quale tante persone lavorano, ciascuno per motivi personali, per motivi diciamo suoi, che non deve per forza condividere con tutti gli altri. Per cui io utilizzo per esempio un programma di posta elettronica oppure un browser per navigare sul web, e tante altre persone lo fanno, ma tutti noi lo facciamo per motivi diversi, chi per guardare Facebook, chi per guardare le previsioni del meteo, chi per guardare la posta elettronica, chi per cercare fare ricerca, chi per qualsiasi altra cosa, ma tutti abbiamo bisogno di un prodotto che funziona, che è interoperabile, che è efficiente, che ci permette di risolvere i problemi che noi abbiamo quando vogliamo navigare sul web. Allora, tante persone che hanno questo bisogno si mettono a lavorare a questo progetto, ciascuno contribuendo a quello che può fare, c'è chi può scrivere codice, c'è chi può tradurre questo programma in altre lingue, c'è chi può realizzare le artwork, cioè tutti i disegnini, le icone, gli elementi grafici di un'interfaccia utente grafica, e ciascuno fa un piccolo lavoro, o magari qualcuno anche grande, chiaro, ognuno può avere delle esperienze diverse, ma il risultato è disponibile a tutti. Questo ci permette, questo processo ci permette di avere tutta una serie di programmi in cui di ottima qualità che chiunque può utilizzare. Una cosa che ci piace del software libero è che tende a escludere la proliferazione di cosiddette rendite di posizione e tendenzialmente cerca di favorire lo sviluppo il miglioramento o di nuovi programmi o il miglioramento di quelli che già esistono. Cosa intendo per questo? Quando una società vuole produrre un programma e rilasciarlo come non libero, quindi con tutte le buffe, se vogliamo, restrizioni
di cui parlavo all'inizio, della bicicletta che si ferma subito. Una cosa, normalmente quello che si fa è fare un investimento, cioè mettersi a lavorare a un certo progetto, pagare degli sviluppatori per farlo, dopo un po' di tempo si ha qualcosa in mano e si cerca di venderlo ai propri utenti. Ovviamente questo, perché questa vendita possa portare delle rente, possa permettere di recuperare l'investimento, bisogna cercare di venderlo a più persone possibile. E chiaramente è logico che in questo contesto uno vuole impedire che gli utenti copino l'uno dall'altro questo programma, altrimenti chiaramente uno ne vende uno solo e poi tutti gli altri lo comprano, ma una sola licenza non è normalmente sufficiente per coprire tutto il costo di investimento. Quello che succede è che una volta che questo investimento è stato fatto, chi ha fatto l'investimento gode di una posizione, di una rendita di posizione, cioè è l'unico che possiede accesso a un certo bene, l'utilizzo, la possibilità di utilizzo di questo programma, e chiaramente sta sul rubinetto e regola attentamente il flusso in maniera che non esca assolutamente nulla di più di quanto gli altri sono disposti a pagare. Direi di un modello di business del software libero, perché non ce n'è uno solo, però normalmente una differenza che invece abbiamo nell'ambito del software libero è che chi vuole fare un investimento sul software non cerca di farlo per raggiungere una rendita di posizione e poi sfruttare questa rendita di posizione, ma cerca di fare in modo che l'investimento sia direttamente orientato al miglioramento del software per soddisfare alcuni bisogni. Cioè, se c'è un programma che ha una qualità mancante o ha dei problemi e un certo numero di utenti è interessato a migliorare perché si sente limitato da questi problemi o da questa mancanza di funzionalità, allora questi utenti potranno cercare un modo di federarsi, di unire insieme il potere di acquisto che hanno e pagare qualcuno perché esegua il lavoro, quindi pagare il lavoro, non pagare la rendita di posizione. Io credo, e noi crediamo, che questo sia un modello più giusto, perché vediamo e abbiamo visto, ci sono degli esempi illustri nella storia dei programmi, di programmi che avevano posti di oligopolio o addirittura monopolio. Un caso famoso è quello di Internet Explorer versione 6, che non avendo nessun competitore e nessuno che potesse direttamente migliorarlo, la casa produttrice non aveva nessun interesse a migliorarlo, tanto non vendeva di più o di meno a seconda che fosse più o meno migliore. Allora per 5 anni tipo Internet Explorer 6 è stato fermo lì senza che ci venisse fatto praticamente nulla. Questo è cambiato quando sul mercato dei programmi si è affacciato Firefox. Firefox invece, basato sul modello libero, non può essere veicolo di una posizione di monopolio, perché se a uno non va bene come è fatto Firefox, non deve andare a pregare in ginocchio di fronte alla Microsoft o a qualsiasi altra azienda per vedersi sbattuta la porta in faccia, ma semplicemente si mette a lavorare, lo migliora, eventualmente paga qualcuno per farlo se ne ha bisogno. E questo permette di evitare che ci siano delle incrostazioni di natura puramente commerciale, diciamo, di natura di questo tipo. Parleremo qui a Linux Day, forse non quest'anno non esplicitamente, ma insomma è uno dei temi che ci interessano, di formati e protocolli liberi. Ossia, quando noi abbiamo dei programmi per computer che devono parlare tra di loro, abbiamo bisogno di una lingua comune. Pensate, Internet oggi non sarebbe quello che è diventato se non esistessero lingue comuni, degli accordi su come devono funzionare dispositivi di tipo diverso per poter parlare insieme. Se questo computer è collegato a Internet e io faccio una richiesta, voglio vedere una pagina di Google, voglio fare una ricerca su Google, l'informazione che parte dal mio computer arriva a Google passerà su
non so quante, decine, forse centinaia di piattaforme di oggetti di marche diverse, prodotti da produttori diversi. Ma tutto questo funziona perché tutti si sono messi d'accordo su che lingua comune parlare e su tante lingue comuni da parlare, perché i problemi sono tanti, e quindi c'è la possibilità che tutto funzioni. Ci sono poi formati aperti per lo scambio di informazioni, uno è il PDF. Avete appena visto che io avevo dei problemi con la porta VGA perché il mio computer evidentemente è costruito male. In genere alla fine si riesce a riuscire, ma stavolta no. E ho preso il PDF, l'ho spostato su un altro computer e ha funzionato subito. Altri formati sono quelli di i cosiddetti open document, formati di testo, spreadsheet, foglio elettronico, presentazione, insomma i classici della suite di ufficio, ormai 5-6 anni fa è stato approvato un formato standard che permette a tutte le suite di ufficio di parlare tra di loro in maniera su una lingua condivisa. Altri formati di cui stiamo vedendo la standardizzazione in questo negli ultimi anni sono l'HTML5, il CSS3, l'SVG, i formati che utilizziamo sul web in maniera che browser diversi possano visualizzare siti nello stesso modo. Ci sono tanti problemi risolti perché molte implementazioni non sono pienamente compatibili con questi standard, ma per fortuna la direzione nella quale stiamo andando è quella giusta. Poi abbiamo questo pesce forse un po' più sconosciuto, il pesce di Teora, un formato video e WebM, un contenitore video che Google sta, dopo aver reso WebM è pubblicato da Google, Teora invece indipendente, che si sta provando a far accettare come standard per la trasmissione di contenuti digitali su internet. In particolare è possibile in questo momento utilizzare YouTube in modalità HTML5, che cerca di sfruttare anche questi formati per avere una migliore interoperabilità di quella che si ha tuttora con i file video basati su Flash. Parliamo anche di dati aperti, cioè di basi di dati che sono disponibili a tutti, sono disponibili pubblicamente con licenze che permettono di utilizzarle e di modificare, migliorare questi dati. Un esempio che probabilmente conosciamo tutti è Wikipedia, un altro che sta diventando sempre più famoso è OpenStreetMap, che è un'alternativa libera per Google Maps. Un progetto interessante visto da un altro punto di vista è Wikipedia, che cerca di concentrarsi più sull'aspetto di dati che siano interrogabili da una macchina. Cioè, una cosa è avere un elenco di tutti i matematici vissuti in Italia. Un conto è chiedersi, ma quali e quanti matematici sono nati a Pisa tra il 1900 e il 1950? E con basi di dati simili a Wikipedia si possono fare interrogazioni di questo tipo. In Italia purtroppo solo ultimamente, a differenza che in altri paesi come gli Stati Uniti, stiamo iniziando ad avere una maggiore sensibilizzazione sulla necessità di avere dati aperti, pubblicamente disponibili. Fortunatamente le cose si stanno un po' iniziando a ovviare con tutti i problemi. Due concetti importanti sono quelli di dati grezzi e dati collegati. Il primo, dati grezzi, non ci interessa avere, come un pochino dicevo prima, a volte non ci basta avere dei grafici o delle elaborazioni di dati perché questi dati ci siano utili. Vogliamo avere i numeri sui quali possiamo costruire noi elaborazioni. Quindi un conto è avere una statistica che dice la distribuzione, non so, del salario,
del salario di una certa categoria di persone in Italia è di questo tipo, un conto è avere dei numeri che descrivono bene questa realtà e che possono essere automaticamente elaborati utilizzando dei sistemi di calcolo per estrapolarne più informazioni possibili. L'altro concetto è quello dei dati collegati, cioè quando parliamo di dati non ci interessa, le fotografie da sole non sono utili, vogliamo avere anche collegamenti tra una fotografia e l'altra perché questi descrivono in maniera migliore la realtà che abbiamo davanti. Un ultimo aspetto di cui parleremo, e questo parleremo stasera, è l'open access. Siamo qua in un ambito accademico e conosciamo sappiamo, come abbiamo detto prima, che la cultura va avanti quando è condivisa. Purtroppo in questo momento così non accade per le pubblicazioni scientifiche, le pubblicazioni che escono dalla ricerca accademica e non solo. In particolare ci dispiace per le pubblicazioni pagate con fondi pubblici che però non sempre sono messe a disposizione pubblica dei cittadini che le hanno finanziate. Purtroppo c'è una situazione di forte oligopolio da parte di alcune case editrici che non hanno nessun merito nella creazione della conoscenza, ma grazie a una situazione abbastanza perversa della quale riparleremo stasera, sono purtroppo in grado di trarne grossi profitti senza contribuire a nessun avanzamento. E appunto stasera alle 6 qua ne parleremo con la professoressa Maria Piera Privato. Io ho finito, scusate un attimo il ritardo, se c'è breve tempo per le domande, ma se c'è qualche contributo. No, direi che così.